stati contattati dallo skipper dell'imbarcazione, telefonicamente ci ha spiegato il problema, si è accorto che dallo scappamento non usciva più il liquido di raffreddamento e di conseguenza abbiamo pensato che il problema derivasse dalla girante malfunzionante o difettosa. Col meccanico ora vediamo di risolvere verificando immediatamente le situazioni della girante. Per cambiare la girante, prima bisogna chiudere la presa a mare, in modo tale che, come poi smontiamo il coperchio, non ci allaghiamo. Quindi rimuoviamo il coperchio e la valvola si trova qua sul piede. Chiudiamo la valvola, così non passa qua a mare e possiamo intervenire sul motore. Ora accendiamo la sala macchine che si trova sotto la scala e procediamo al cambio della girante. Collerà un po' di acqua naturale. Pulisce la superficie per evitare poi perdite per sporcizia eventuale. Prendiamo la girante nuova, lubrificante per idratare la girante, la guarnizione nuova, e andremo a inserirla puntandoci e con un movimento rotatorio per far incastrare le 1000 righe. Ok, la girante c'è. Lubrifichiamo un po' anche la guarnizione. Poi andiamo a serrare nuovamente il coperchio. Ora andiamo a riaprire la presa a mare e così possiamo testare il motore e vedere che effettivamente esca acqua dallo scarico. Questa è quella vecchia, come potete notare è danneggiata, alcune palette, alcune sono proprio rotte e i motivi possono essere vari, tra cui ho un difetto di fabbrica, ma di cui dubito, per il quale la gomma si stacca dal parastrappo interno, cosa che non è successa in questo caso infatti. Quindi qua cosa è successo? È successo che ha girato a secco, probabilmente è stata presa una busta o qualcosa nel piede, nel sail drive, quindi ha ostruito i passaggi dell'acqua, la girante girando a secco, naturalmente si è danneggiata in questo modo. Ok, adesso accendiamo il motore e vediamo se si è tutto a posto. Aspettiamo il beep. Ok, ora verifichiamo qua lo scarico.